Je m'appelle Daniela Delio, je fais la vigneronne. Je suis Michel Charbonnier, c'est la quatrième année que je gère l'alpage. Je suis Arnela Pepelar, je suis née et j'ai grandi en Bosnie-Herzégovine. Je suis Luciano Seghesio, je m'occupe surtout de mise en place d'exposition. Je suis Andrea Di Renzo, je suis éducateur et je suis rappeur aussi. Je m'appelle Bruno Bassano, je suis le vétérinaire du Parc national du Grand Paradis. Qui sommes-nous? Ah, siamo pronti? Il confine della mente. Mente. Il confine della mente. Mente. Il confine della mente. Mente. Non è affatto esistente? No. Ah, il confine della mente. 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 Restiamo indefiniti ampiamente. Mente. Conoscerci veramente. Mente. Può risultare divertente in un mondo felice apparentemente. Mente. Forse siamo un deterrente? No. Sai che questo tipo di sofferenza ha dentro di sé una plusvalenza, e nonostante l'incombenza sappiamo fare la differenza. Sai che questo tipo di sofferenza ha dentro di sé una plusvalenza, e nonostante l'incombenza sappiamo fare la differenza. Je suis Andrea Di Renzo, je suis éducateur et je suis rappeur aussi. Donc ici dans le centre où je travaille pendant les journées, ce que je fais, c'est d'accueillir des personnes qui ont eu des problèmes mentaux et qui, peut-être, maintenant, sont mieux. Parce que la phase plus négative, plus difficile, c'est déjà passé. Nous, on accueille les personnes qui sont en train de sortir des problèmes et qui ont besoin de retrouver la confiance dans la société, dans la vie, dans les rapports entre les personnes. Il confine della mente. Mente. Non è affatto esistente. No. Hey. Bravi raga! Bravi voi, bravi voi! Normalement, avec le rap, on donne beaucoup d'importance aux messages, donc aux textes, et on les écrit ensemble, cherchant toujours de retrouver un sens dans ce que s'est passé. Donc on n'a pas peur de parler de la folie. Qui lo dico e non ti mento, sono matto e sono contento. Sono matto e sono contento. Nous sommes tous les mêmes, donc on peut dire on est tous différents, si on veut. Basaglia diceva, da vicino nessuno è normale, on veut vivre. E donc ici on a trouvé quelque chose de différent par rapport à l'hôpital. Alla fine ci siamo riusciti. Sì. Infatti 10 anni che sono qua, per adesso non vado ancora via. Bravissima. E non sei più tornata indietro. No, no. Non hai più avuto crisi né no. problemi. La vita va avanti. La vita va avanti. Il y a des moments de souffrance, mais on doit un peu les dépasser. Même avec l'ironie. Ci ridiamo sopra. Ci ridiamo sopra. Con l'ironia. Così ne usciamo. Chi sono? Mais là, on doit trouver une autre phrase pour compléter la rime. Qui sommes-nous? Nous sommes les fous. En réalité, ce n'est pas seulement les fous. Nous sommes les foudres. C'est ça. Nous sommes les foudres qui tombent du ciel. Nous sommes les feuilles qui sont tombées hier. Wow. Avevamo scritto questa frase e non so se vi ricordate, dentro in questa frase c'è un significato molto più profondo di quello che appare semplicemente così leggendo. Sì. Tombé. Sì. Tombé. Des fois, ça veut dire dans notre vie quotidienne, ça veut dire tombé malade. Et les foudres qui sont tombées hier, siamo noi che ieri magari siamo stati male. È come se ci sentissimo già legati a un passato, però forse possiamo andare avanti. In francese, on peut dire aussi tombé amoureux. Innamorare. Anche quando ti innamori sei un po' folle, a volte. Anche quando ti innamori sei un po' folle. Perché? La seconda frase, nous sommes les feuilles qui sont tombées hier. E qui c'è un po' una citazione, no? C'è quel poeta francese famoso, Prévert, vi ricordate? Jacques Prévert. Bravissimo. Le foglie che cadono che cosa rappresenta? Les feuilles qui tombent. La morte. La morte. Sì. Ma anche la trasformazione, perché poi arriverà le printemps. Sì. E? Come se ci fosse una rinascita. E rinasciamo, come se ci fosse una rinascita. Aujourd'hui ça va pas, demain non verrà.
Nel mondo che torna, non compra fa. Senti che c'è un ritmo dentro queste parole. Aujourd'hui ça va pas, demain non verrà. Le monde qui tourne ne nous comprend pas. Lo sentite? Già. Questa è la metrica. Già. Quindi quando noi scriviamo, non scriviamo a caso, c'est pas par hasard. Le rythme, sans le sens des mots, c'est rien. Mais le sens, sans le rythme, ça marche pas. Aujourd'hui ça va pas. Demain non verrà, le monde qui tourne ne nous comprend pas. Aujourd'hui, demain non verrà, le monde qui tourne ne nous comprend pas. Le monde, des fois, on a l'impression qu'il n'a pas le temps de s'arrêter pour comprendre. Parce que comprendre, des fois, ça veut dire un effort. Oui. Et des fois, on a peur de comprendre. Des fois, c'est mieux juger sans comprendre. Parce que si tu juges sans comprendre, tu te protèges. Ah, les jeunes africains qui sont arrivés, ils sont tous des... C'est la peur de la diversité. C'est la peur. Può essere razzismo. Su diverse categorie. Sì. E purtroppo anche sul disagio mentale c'è questa tendenza. Sì. E allora noi abbiamo anche un po' questo compito. Visto che siamo usciti dalla fase più pesante del disagio, possiamo, come dei testimoni, andare a dire a tutti gli altri, guardate che, cioè, non è la fine del mondo, Si può, se ne può uscire, non c'è bisogno di avere paura, anzi, se ci mettiamo un po' più in relazione, forse ci si aiuta l'un l'altro. Esatto, certo. Sai che questo tipo di sofferenza ha detto che sia una plusvalenza. E nonostante l'incombenza, sappiamo fare la differenza. Ci sono anche quelli che proprio mettono le etichette gay, grasso, brutto, nero, scemo e straniero. Quello è un discorso più difficile. Eh sì. È il razzismo delle persone. Ah sì. E allora? E allora on a vite compris qu'elle ne voulait pas partir. On est devenu des amis. Se allora che lui nous a dit. Non mi vuoi? E io resto. Nel momento in cui invece siamo diventati amici, lei ci ha detto. Adieu je voulais, il faut que je parle. Adieu je confesse, c'est déjà tard. Se io rifiuto, come diceva Viole, il problema che ho, ti ritorno in casa. Ti perseguita. Sì, sì. Se invece lo accetti, lo guardi negli occhi e qui in questo caso diciamo diventiamo amici, forse a quel punto lei se ne va. È un po' questo, Forse. È bello questo messaggio. È bello, eh? Sì. Il fatto di dire facciamo amicizia può voler dire proprio questo, accettare che... Che bisogna convivere con questa malattia. E forse in quel momento magari non se ne va, ma te ne puoi un po' anche dimenticare. Sì, ma più che non accettarla... E che quando un dottore ti dà medicine sì. E non ti spiega che medicine ti dà perché, non so perché, però tu puoi anche aver paura a dire chissà se gli effetti collaterali, se mi fa male i reni, se non ti dicono, tu come fai a sapere che medicine prendi, se stai tranquillo, ti devi fidare proprio ciecamente del dottore. È difficile. Perché a volte quello che ha descritto Violetta è un rapporto di potere, dove c'è uno che comanda e l'altro deve subire. Non solo è malato, ma in più si sente schiacciato dal sapere che l'altro ha e che però non viene spiegato. Travers le rap, j'essaie de donner, au moins dans ce moment-là, la liberté aux gens d'être ceux qu'ils sont. Sans problème, sans peur, et avec les tests qu'on écrit ensemble, on se connaît. Mi metto anch'io vicino così almeno poi ve la ricordate già ormai. Chi sono tu? Chi sono tu? Chi sono tu? Qui sommes-nous? Nous sommes les fous. Les fous. Les fous. Les foudres. Qui sommes-nous? Nous sommes les fous. Qui sommes-nous? Nous sommes les fous. Qui sommes-nous? Nous sommes les fous. Les fous. Les fous. Les foudres. Nous sommes les foudres qui tombent du ciel. Nous sommes les feuilles qui sont tombées hier. Nous sommes les fous.
Rifacciamo. Rifacciamo che dobbiamo impegnarci un po' di più. Esatto. Gabri. Lori. Viole. Mari. Resi. Le monte di turno nel buco fra fa. Abbiamo sbagliato di nuovo. Riproviamo da capo. Perché praticamente... Brava, non dobbiamo fare la pausa lì, bravissimo. E allora la vita con qui, che non ne fa partire. Vorrete venire in esami, se allora che è l'esami. Addio e se vuole essere il fuoco che fa, addio e se confesse se è già ta. Addio e se vuole essere il fuoco che fa, addio e se confesse se è già ta. Fulmini in linea retta, in linea retta. 3, 2, 1. Le percussioni sono energia e ci portano via via. Ci scaldano il cuore e la mente, ci fanno sentire veramente. Seguiamo sempre il ritmo del cuore, non sentiamo tutto il rumore, perché viaggiamo con la mente, e portiamo una scintilla dove non c'è niente. In ogni esibizione portiamo l'emozione dell'imperfezione. Oltre il muro dell'indifferenza portiamo in musica la sofferenza. Su questo ritmo mi sento audace, di tutto mi sento capace, anche di andare molto lontano. Vieni con me, ti prendo per mano. Fulmini. Se mi chiedi di fare un po' di freestyle lo faccio. Guardami bene, lo so che ti piaccio. No. Mi mirica tanto, lo so altro quando. Lo so che sto cantando, adesso tocca a te sul palco. Io faccio i complimenti a Loredana. Perché? È sempre la più brava. È la più brava. È davvero brava a cantare. È davvero brava. E non sta più in ospedale. Niente ospedale, siamo sulla strumentale. Voglio stare bene, non voglio stare male. Faccio rap, ma mi piace improvvisare. E voglio mangiare. E voglio mangiare, ti chiama la pancia. Sono qui, ma di voglia ne ho tanta. Ancora continuo, lo sai che ci sono. Tutti insieme per un unico suono. Fulmini. 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 In linea retta. In linea retta. Facciamo freestyle. E la bella, la cosa ci piace assai. Grande Gabri, sei un grande. Faccio freestyle e mi piace assai. Faccio freestyle e mi piace assai. Faccio freestyle e mi piace assai. Sago è un mago. Grandi ragazzi, grazie di tutto, è stato bellissimo. Bravi. Applauso a voi. Bene, bene.